Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibili. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Oggi parliamo di un film, anzi no, di due film, che però potrebbero essere tre, tratti da una serie di sei romanzi che sono stati pubblicati tra il 1965 e il 1985, che però è anche il remake di un film del 1984, romanzi che hanno già ispirato due stagioni di una serie andate in onda tra il 2000 e il 2003. Insomma, sto dando i numeri e a parte la Bibbia, credo che sia il libro più adattato e riadattato nella storia del cinema e della televisione. E entrando un po' nella trama di questi romanzi, il paragone con la Bibbia non è così azzardato. Stiamo parlando di Dune, saga fantascientifica creata dallo scrittore americano Frank Herbert, che in tempi moderni è stata portata al cinema da uno dei registi più interessanti della sua generazione, il canadese Denis Villeneuve. Il mondo aveva bisogno di una nuova saga cinematografica? Ragioniamoci insieme dopo la sigla. Camera and motherfucking sound! Partiamo dai romanzi, siamo negli anni 50 e la fantascienza a livello editoriale è un genere di enorme successo. Un genere che però tende a ripetere sempre gli stessi concetti, figli dell'atomica e della paura dell'invasore. Quasi tutti i romanzi di fantascienza dell'epoca infatti parlano di invasioni aliene contrastate con armi atomiche o con alieni che invadono la Terra per nutrirsi dell'energia atomica. In questo contesto si forma la cultura fantascientifica dell'aspirante scrittore Frank Herbert, che però non vuole omologarsi a quel filone alieno atomico, ma vuole realizzare una saga capace di scavare a fondo nei lati più oscuri dell'animo umano. Oltre a temi più o meno classici della fantascienza, come la vita su altri pianeti, i viaggi nello spazio, le astronavi, Herbert trasferisce in galassie inesplorate la storia dell'umanità, letta attraverso la lente delle conquiste, delle ascese, delle disgrazie delle grandi famiglie, degli imperatori, dei condottieri, ma soprattutto delle guerre sante e dei conflitti che nascono attorno alle tratte commerciali. Il tutto condito da due elementi che per la fantascienza dell'epoca erano decisamente innovativi, cioè la religione e l'ecologia. Tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, con l'ingresso della televisione come elettrodomestico nella casa di tutti gli americani, la figura del predicatore, cioè quella del leader religioso che si affianca al leader politico, entra di fatto nell'immaginario collettivo dei telespettatori. La tematica ecologica, invece, viene affrontata da Herbert come una sorta di monito, partendo dalle suggestioni di distruzione che, nel suo immaginario, nascono comunque dalla forza deflagrante dell'atomica. Herbert costruisce un futuro dove al centro della galassia c'è un pianeta desertico dove la vita umana non è prevista. A differenza degli altri romanzi di fantascienza dell'epoca, Dune ha un incalzare molto lento, una trama particolarmente attenta agli schemi politici e alla costruzione di una mappa narrativa non autoconclusiva, ma che doveva aprire a romanzi successivi. Una mappa narrativa che ruota attorno a due famiglie, gli Atreides e gli Harkonnen, protagoniste di una battaglia prima politica, poi sul campo sanguinosa, per il controllo di una specie denominata Melange. La spezia estratta dal deserto del pianeta Arrakis è la vera protagonista di questa storia. A livello di impatto economico-sociale nel mondo di Dune è paragonabile a un mix tra la cocaina e il petrolio nella nostra società moderna. La spezia viene usata dai viaggiatori dello spazio, la cosiddetta gilda spaziale, perché dona loro la capacità di guidare le astronavi a velocità superiori a quella della luce. La spezia viene usata dalle Bene Gesserit, una sorta di sorellanza esoterica, che ha come scopo quello di evolvere la specie umana verso una forma superiore attraverso una selezione genetica spietata, fino ad arrivare alla creazione dello Kvisatz Haderach, cioè colui che può essere in molti luoghi contemporaneamente, uomo capace di usare la mente per viaggiare nel tempo e tra le dimensioni. Praticamente Gesù Cristo. La spezia viene usata e protetta dai Fremen, tribù guerriera che vive su Arrakis e che presenta l'effetto tipico della dipendenza dal melange, cioè gli occhi blu. I Fremen, vivendo nel deserto di Arrakis, sono costantemente in contatto con la spezia e con i giganteschi vermi della sabbia, i protettori dell'ecosistema desertico che dà vita alla spezia stessa.
I Fremen sono un popolo molto religioso e credono nella profezia del cosiddetto Mahdi, cioè colui che ci guiderà in paradiso, una sorta di messia destinato a liberare Arrakis dal giogo imperiale. Protagonista di questa storia è Paul Atreides, che si ritrova ad essere sia il Kvisatz Haderach, profetizzato dalle Bene Gesserit, sia il Mahdi, profetizzato dai Fremen. Con il nome di battaglia di Paul Muad'Dib, il giovane Atreides, dopo essere sfuggito al massacro della sua famiglia e dopo essere stato addestrato dai Fremen per diventare un guerriero del deserto, dichiara guerra prima agli Harkonnen e poi all'intero impero per realizzare così la profezia che porterà alla creazione di un nuovo mondo chiamato Paradiso, praticamente Gesù Cristo. C'è da dire però che Herbert è stato estremamente profetico su quelle che sarebbero state le sorti dell'umanità futura, cioè la nostra umanità del presente, perennemente in guerra a causa delle differenze religiose e per lo sfruttamento delle risorse naturali. Inizialmente Dune venne pubblicato a episodi sulla rivista Analog, ma l'aspirazione di Herbert era quella di far uscire il romanzo nelle librerie. Il problema è che il primo volume di Dune era decisamente voluminoso, più di 700 pagine, più del doppio di un normale romanzo di fantascienza dell'epoca. In più era un romanzo molto lento, molto politico, con poca azione, pochi laser, poche astronavi, ma soprattutto il prezzo di vendita a causa del volume abbastanza esagerato, sarebbe stato troppo alto per un romanzo di fantascienza, genere che comunque era considerato popolare. Ma Herbert trova un estimatore in Sterling Liner della Chilton Books, casa editrice di manualistica e istruzioni per automobili. E già la prima edizione di Dune ha rischiato di intitolarsi How to Repair Your Ornithopter. Gli ornitopter sono quei mezzi volanti che vengono usati per raccogliere la spezia. Il romanzo esce nel 1965 e almeno all'inizio è un flop pazzesco, talmente flop che Sterling Liner viene licenziato dalla Chilton Books. Ma passano gli anni e Dune inizia a crescere tra i lettori come un vero e proprio culto. Ed è così che 4 anni dopo, nel 1969, esce il volume 2, cioè Dune Messiah. Nel 1977 esce un terzo volume della saga intitolato I figli di Dune, ma quell'anno succede un'altra cosa che cambierà definitivamente il destino della fantascienza mondiale. Nel 1977 esce infatti il primo film della saga di Star Wars di George Lucas, che in modo abbastanza evidente prende più di uno spunto di ispirazione dal Dune di Herbert. In Dune c'è il misticismo del superuomo chiamato Kvisatz Haderach, in Star Wars c'è il misticismo degli Jedi e della Forza. In Dune c'è la ribellione dei Fremen contro l'impero guidata dal prescelto Paul Muad'Dib, in Star Wars c'è la rivoluzione dei ribelli guidata dal prescelto Luke Skywalker. E i poteri che la spezia conferisce ai prescelti non sono così diversi dai poteri della Forza degli Jedi. Leggenda narra che in una prima stesura della sceneggiatura di Star Wars fosse nominata un'aura spezia che Leia rubava all'impero. E il pianeta di Tatooine è un chiarissimo omaggio al pianeta di Arrakis. Il successo mondiale di Star Wars convince Hollywood che è arrivato il momento di fare un film tratto da Dune. Viene coinvolto il regista Alejandro Jodorowsky, che di tutto il romanzo probabilmente carpisce una sola parola, cioè droga. Il progetto di Jodorowsky era quello di mettere al centro del film gli effetti della spezia, creando quindi un vortice di visioni affidate ad artisti come Moebius e Salvatore Dalì. Nel cast dovevano esserci Orson Welles e Mick Jagger. Così. E venne scritta una sceneggiatura di quasi 250 pagine. Pensate che ai tempi la sceneggiatura media di un film era di circa 100 pagine. Ovviamente questo progetto monstro non vide mai la luce. E in rete, forse anche su YouTube, trovate un documentario intitolato proprio Jodorowsky Dune, che racconta la folle storia dietro a questa visione del romanzo. I diritti di Dune finiscono in mano al produttore italiano Dino De Laurentiis, che assume uno dei registi più interessanti dell'epoca, un giovanissimo David Lynch, fresco fresco del successo del film The Elephant Man. Il film di Lynch prova a riassumere tutto il primo volume della saga in un film di 2 ore, e nonostante gli effetti speciali curati dal maestro Carlo Rambaldi, il film non ottiene il successo sperato. Al Dune di Lynch manca l'aspetto infantile e fantastico dello Star Wars di George Lucas. Gli manca la freschezza e l'immediatezza. Tra l'altro, Lynch, per girare Dune, ha rifiutato l'offerta di Lucas di girare Il ritorno dello Jedi. Bella mossa. Tra il 2000 e il 2003 vanno in onda 2 serie televisive dedicate a Dune, che il mondo ha presto dimenticato, e nel 2021 tutto ricomincia grazie alla maestosa visione
di uno dei registi più interessanti dell'era moderna, cioè Denis Villeneuve. Vi dico sinceramente che quando è uscito il primo film Dune di Villeneuve, io non sapevo che era la parte 1 di una trilogia, anche perché il titolo non era Dune parte 1, ma era Dune e basta. Però mea culpa che mi ero informato male. Però quando sono andato al cinema e quando ho visto che il film non finiva, era letteralmente tronco, ho un po' perso la percezione del film in sé. Anche perché in quel periodo eravamo immersi ancora nell'incertezza della pandemia e il cinema come luogo di fruizione del film non si sapeva nemmeno se sarebbe ancora esistito oppure no. E rimanere così appeso ad un non finale mi aveva veramente infastidito. Ma armato di immensa fiducia nei confronti di Villeneuve, sono andato a vedere anche Dune parte 2 e anche questo film non finisce. Ti lascia così appeso come un provolone con la promessa di un prossimo film. Con l'introduzione di personaggi che verranno approfonditi in un prossimo film, con l'inizio di una guerra santa che verrà fatta vedere nel prossimo film, e si va avanti così con promesse al prossimo film. Da un punto di vista tecnico non posso dire nulla di negativo nei confronti di questi film. Sono realizzati in maniera pazzesca. La regia, la fotografia, l'ambientazione nel deserto. Ho qualcosa da ridire sul cast perché secondo me Timothée Chalamet non è proprio la scelta migliore. Però vabbè. Ma parere personale, da un punto di vista dello spezzatino narrativo, siamo di fronte ad un progetto temporalmente sbagliato. È uscito nell'epoca sbagliata. Secondo me non è più l'epoca giusta delle saghe cinematografiche a episodi. Per il semplice motivo che siamo immersi nella serializzazione. Abbiamo accesso quotidiano a centinaia di serie attraverso le piattaforme streaming. E non è più un evento. Non ha più quella forza che mi spinge ad andare e a tornare al cinema. E non può bastare la bellezza visiva, ci vuole del contenuto. E purtroppo Dune soffre del fatto che il materiale di partenza, cioè i romanzi di Herbert, negli ultimi 50 anni è stato saccheggiato da tutto il cinema di fantascienza di Hollywood. Così come Herbert aveva un po' saccheggiato da testi religiosi e di storia, oltre al già citato Star Wars, Matrix ha saccheggiato degli elementi da Dune, Game of Thrones ha saccheggiato degli elementi da Dune. Quindi purtroppo nei film di Villeneuve non vediamo niente di nuovo e lo vediamo pure monco. Ora forse faranno un terzo film che chiuderà la saga, ma dal quale poi partirà uno spin-off per una serie televisiva. Ah, ripeto, credo che sia finito il tempo delle trilogie, della serialità nel cinema e del film evento. Lo dimostrano i flop della Marvel e i goffi tentativi di riesumare il cadavere del Signore degli Anelli, come la nefasta trilogia dello Hobbit e la serie Amazon. Credo che purtroppo i film di Villeneuve non aggiungano nulla al genere fantascienza, al cinema. Certo, ripeto, da un punto di vista realizzativo è tutto meraviglioso, ma questo, se ci penso, mi fa innervosire ancora di più, perché soffro a vedere un regista così mostruosamente talentuoso incastrato in questo franchising. Io preferisco Villeneuve quando è libero da dettami di uno schema troppo predefinito. Ho adorato il suo film Prisoners. Sicario è un grande film. Arrival è un grandissimo film di fantascienza. Liberiamo Villeneuve da Dune. Quindi per me no, purtroppo il solo stile non basta. Per convincermi a seguire questa saga negli anni, ne sono passati tre tra il primo e il secondo volume e il terzo, forse arriverà, ci vuole sostanza. E non sostanza stupefacente, tipo la spezia. Ci vuole ciccia narrativa. Quindi Dune parte seconda lo trovate al cinema, il primo Dune credo sia su Netflix se non sbaglio, se volete fare questa bella combo. Allora, non sono brutti film, sono bellissimi da vedere, però, ripeto, purtroppo i romanzi da cui sono tratti sono stati saccheggiati dagli ultimi 50 anni di cinema fantastico. Quindi sono tutte cose che abbiamo già visto. Villeneuve è bravissimo, ma ho nostalgia del suo cinema più libero e personale. Quindi, sì, consigliato, ma con riserva. Non abbinerò nessuna birra specifica al mondo di Dune, ma al mondo di Dune ho deciso di abbinare le puttanate che la birra industriale dice ai consumatori per convincerli a comprare. Tutti quei vari slogan filtrata a freddo, cruda, lavorata a grezzo, con
100 luppoli, sono tutte cazzate. Sono delle frasi che non vogliono dire nulla e che sono dette per scimmiottare la qualità e l'artigianalità di una birra fatta bene. Non fatevi fregare dall'estetica, non fatevi fregare da due paroline messe lì che davvero non vogliono dire niente, ma cercate la birra buona, quella fatta con sostanza, quella fatta con le idee. Anche perché, ripeto, cercare di convincere che una filtrazione a freddo è un plus per una birra è come dire che la cottura è un plus per la pizza. Ma mangereste una pizza cruda? Non credo. E dalla versione di Barley tutto, buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima. E non fermatevi alle dune!